Innanzitutto è un grande orgoglio per il Teatro di Piacenza, la città di Piacenza, essere qui a Rimini con questa nuova produzione che apre un teatro davvero meraviglioso che dopo tanti anni rivive ed è la cosa veramente molto molto interessante. E porta freschezza perché è un progetto giovane, un progetto in formazione, coadiuvato didatticamente dal baritono Leonucci che ne cura la messa in scena, passando le sue esperienze, i trucchi del mestiere, quello che serve ai giovani veramente per iniziare una buona carriera. E ci presentiamo con un titolo difficile, perché è un titolo molto popolare ma molto difficile, che è La Traviata, dove tratta tra l'altro di argomenti ancora attuali. E Nucci l'ha pensata come un omaggio a Maria Callas. E sarà una Traviata non tradizionale, ma che pur mantenendo con grande rispetto fede al testo e al libretto, che è la cosa preliminare a cui Nucci tiene moltissimo, cioè il rispetto della partitura e del libretto dell'opera, però porta appunto un'ambientazione nell'epoca della Callas. Vedremo la vita della Callas in palcoscenico nella sua casa, quindi ambientata negli anni 50-60, e con questo gruppo, come dicevo, di giovani artisti che arrivano a Rimini comunque dopo aver già fatto un bel percorso e due recite a Piacenza.